Senti, no, c'è un episodio incredibile della vita di Rocco, che è, credo, raccontato Parenzo in questo documentario meraviglioso, che Scusa, non ho un visto, biografo ufficiale, ma mi io pare vorrei di dire. scrivere, non solo sono un biografo, io se Rocco me lo concederà, prima o poi ci mettiamo al tavolino e scriviamo, ma non quello che hai già scritto, un po' la biografia definitiva, quella definitiva. Però, Rocco, ti volevo dire una cosa, è vero che tu, a un certo punto tua madre voleva che diventassi prete, l'hai già raccontato, c'è il funerale di tua madre, che cos'è che hai fatto, sei stato con un ultra settantenne, che hai fatto? Ma sì, ah sì, Mazza, l'hai visto il documentario tu, eh? Questo lo sai che solo chi ha visto il film può vederlo, non lo sapeva neanche mia moglie ieri sera, che vergogna. Cioè? In prima proiezione, mia moglie l'ha visto a Parigi e non gliel'avevo mai detto, i miei figli hanno voluto assistere al film, ti dico solo che non ho dormito la notte, ancora devo capire come sono rimasti, Cioè? però tu sai, tu mi Cioè, tua conosci moglie è rimasta un po', sconvolta, tu che ha mi fatto? conosci un po', quando Sì. io mi svuoto, quando do, do. Non faccio mai le cose a metà. Mi Certo. sono svuotato nel documentario perché sono così e ho raccontato dei particolari che nessuno sa. Cioè, quando è morta mia madre, la signora di chi abita su di noi a casa nostra, più o meno dell'età di mia madre, qualche Cioè annetto in quanti? più anche, Cioè quanti? 70 quasi 70 anni. anni. E allora? Quasi 70 anni. Niente, mi ha abbracciato, ho voluto salutarmi perché io ripartivo. Mi ha abbracciato, abbiamo pianto in due, piango in due, pianto, pianto, pianto. A un certo punto mi è partito. Cioè, ti è partito Reazione l'embolo? terrifica. Non lo so, mi stringeva, questo seno attaccato al viso, cioè non lo so, mi è partito l'embolo totale. Forse erano 2 mesi, però devi sapere che ero attaccato a mia madre io. L'ho vista vomitare sangue mattina e sera, fino a quando ci ha lasciato. Era una condizione di stress pazzesca. Mi sono alzato, l'ho tirato, cioè c'è un cazzo durissimo, l'ho tirato fuori, me E l'ho questa? messo in bocca, A me l'ho messo in questa? A bocca, lì si l'era petrificata, settantenne, settantenne. sì, gli ho sborrato in No, bocca, adesso sì, insomma, sì, questo ho capito, ma vabbè, non sto poi. scherzando, No, ma ho capito, qualche vai, ho capito, ma secondo insomma, adesso non andiamo troppo nei dettagli, amico mio. l'ho rimesso dentro, mi sono vergognato a morire e sono andato via. E questa? Però, Come sei e rimasto con questa, questa? mi ha guardato, ho gli occhi suoi che mi guardano mentre vado via, neanche un po', c'è tutta comprensione, cioè secondo lei sono strasicuro, tornavo dietro, faceva finta che le avevo dato un bacio, c'è niente di che. Vabbè, ho Però capito, io ho una vergogna si sarà talmente. resa conto di qualcosa, non è che uno fa le cose così. Ma è normale che si è resa conto, però ha capito pure che magari era una condizione di shock, di Ma che io, tua moglie, eternità, di di fronte a questi amore. racconti, che dice? Cioè, questo è il punto. Che dice nei confronti di queste rivelazioni sulla tua vita? Non era scioccata, l'ha visto come qualcosa di estremamente, un bisogno d'amore da parte di mia madre, qualcosa Beh, di. come bisogna amore? Tua madre era morta. Mia moglie è molto intelligente, ha capito che non c'era una perversione Beh, legata a insomma, adesso. un atto sessuale.